Le menti sono molto confuse su Kenny Aman. Le notizie su Kenny Aman sulla stampa turca e su quella italiana hanno confuso i suoi fan con altri. L'affermazione che la sua amante Diletta Leotta abbia tradito il famoso attore è all'ordine del giorno da un po'. Tuttavia, i suoi fan sostengono che la foto del bacio è vecchia e non tradisce. Ci sono anche notizie sulla stampa italiana che l'amore di Kenny Aman e Diletta Leotta è pubblicità. Diletta ha risposto alla domanda su questo argomento e ha detto: «Deve essere una storia inventata se sono con un attore?» Come puoi vedere, Diletta Leotta ha cercato di spiegare che non si tratta di una storia d'amore nella pubblicità. Un altro punto che attira l'attenzione è che a Kenny Aman piacciono i post del suo amante dopo la notizia del tradimento. Sulla stampa turca, viene messo in dubbio che Kenny Aman sia stato ingannato e cosa farà dopo. Tuttavia, è ancora più confuso il fatto che a Kenny Aman piacciano le azioni della sua amata. L'uomo d'affari di Diletta Leotta Ryan Friedkin, a cui Kenny Aman ha proposto di sposarsi, e le sue foto da labbra a labbra sono diventate le più discusse. La stampa italiana ha ampiamente incluso articoli che descrivono gli eventi. È stato anche affermato che tutti gli occhi erano puntati su ciò che Kenny Aman avrebbe fatto. Tuttavia, il famoso attore finge che non ci sia niente. Il gradimento dei post del suo amante si riflette anche nel modo in cui Kenny Aman ha ignorato le accuse di tradimento. Kenny Aman, che non ha parlato per la foto del bacio del suo amante, in realtà ha mostrato un atteggiamento con i mi piace che ha fatto ai post. Sia Kenny Aman che Diletta Leotta continuano a pubblicare le loro foto sulle loro pagine Instagram. Sui social media, i fan di Kenny Aman rispondono alle notizie della stampa scandalistica con parole arrabbiate. I sostenitori di Kenny Aman possono dire che gli eventi sono esagerati. L'affermazione che l'amore di Diletta Leotta e Ryan Friedkin avesse una lunga storia si è riflessa anche sulla stampa italiana. Il fatto che stiano nascondendo questo amore da 5 mesi è entrato all'ordine del giorno anche in Italia. L'affermazione che l'amore di Kenny Aman e Diletta Leotta fosse un lavoro pubblicitario è venuta alla ribalta sui media italiani come in Turchia. Si dice anche che il duo lo abbia fatto per aumentare la loro popolarità. Naturalmente, queste sono tutte affermazioni. Tuttavia, c'è un fatto che tutti si sono confusi su Kenny Aman. Anche se il famoso attore fa una dichiarazione, se la seguente confusione viene risolta.